Scegliere significa trovare la libertà e dopo la libertà possibilmente c'è anche il caos. Di dove sei? Stati Uniti. Ma tu ti vedi di andare in giro con quattro ragazzi? Gabriele, fino alla fine credo che sono due i grandi protagonisti del film, la libertà e la libertà di sbagliare. Non so se sei d'accordo. No, è un bellissimo concetto. Scegliere significa trovare la libertà e dopo la libertà possibilmente c'è anche il caos. Quindi il film racconta un po' questi tre elementi, cioè il fatto che questa ragazza americana in vacanza in Italia, implosa, irrisolta, incompiuta, disagiata, trovi un altro ragazzo a sua volta incompiuto perché orfano, perché irrisolto, perché nessuno di loro in realtà in questo gruppo sa bene chi è nella vita. E questo non ha età, cioè a qualunque età ci si può trovare in quella situazione di stallo in cui non sappiamo bene se quello che abbiamo fatto è stato giusto, ma è troppo tardi per tornare indietro, quindi c'è una sorta di situazione irreversibile e insanabile. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo fare delle scelte, cioè il futuro ci può aprire ancora la possibilità di fare delle scelte che possono anche essere pericolose, ma l'ignoto è sempre più attraente della zona safe nella quale forse ci siamo rimasti troppo a lungo. Per cui quello che la ragazza fa, Sophie, fa è quella di andare ad aprire tutte le porte possibili verso le zone più scure, più ignote, e dove l'incognito può giocare un brutto scherzo, ma perché ha bisogno di vivere e di sentirsi vivere affrontando e vivendo fino in fondo con il suo corpo e la sua inesperienza una vita che non ha mai vissuto. Potrebbe essere quindi una lettura, no? Nel senso, una risposta a questa zona di comfort, a questa zona sicura fino alla fine. Oggi facciamo difficoltà appunto a uscire da queste zone sicure. Non so se fino alla fine può essere una risposta a questo. Beh, c'è sicuramente il fatto che in questo momento in cui tutto è globalizzato, tutto è centralizzato, tutto è schematizzato, tutto è filtrato e addirittura le relazioni umane sono limitate ad una doppia spunta, ci si lascia con un messaggio, non c'è più un punto di ritrovo perché il punto di contatto è attraverso un telefono, fino a pochi anni fa, fino al 2007 poi, non si parla del Novecento, si parla proprio anche subito prima del 2007 questo accadeva, cioè per incontrare una persona dovevi comunque incontrarla, cioè parlarci, cioè dovevi verbalizzare le tue emozioni. Questa cosa è venuta sempre meno e ora siamo in un cul-de-sac perché chi è adulto come noi conosce le due condizioni di vita, chi è più giovane ne conosce solamente una, quindi il fatto che manchi un elemento che nell'umanità c'è sempre stato, e quindi antropologicamente non è mai stato metabolizzata questa condizione nella quale stiamo vivendo oggi, cioè il fatto di poter parlare con tutti al di là di dove si trovino, eccetera, eccetera. Questa cosa è enorme da un punto di vista antropologico, quindi l'impreparazione è altrettanto enorme, quindi la necessità di un contatto fisico, di un rapporto fisico, di entrare fisicamente nell'azione della tua vita, di essere parte, protagonista della tua vita, è forte in ognuno di noi. Chi ha l'opportunità, la possibilità o sceglie di incontrare questo destino e chi invece non. Lei, Sophie, ha la possibilità di entrare in questo buco nero letteralmente perché vuole vivere quell'esperienza e lo farà fino in fondo prendendo addirittura la leadership di quella nottata, diventando la donna empowered con un gruppo di ragazzi che
sono costretti a seguirla per la loro impreparazione. Non che lei sia più preparata, ma è pronta a morire in qualche modo, cioè è pronta ad autodistruggersi pur di vivere quell'esperienza fino in fondo. Quindi è come se non avesse nulla da perdere. Quando non hai nulla da perdere, hai un coraggio che è imparabile. Grazie Gabriele, grazie. Just for one day.